Buongiorno, io spero non cada il telefono attaccato a sto trabiccolo perché sta attaccato, ma ho fatto un po' fatica a posizionarlo sul vetro perché non si attaccava. Allora, mercoledì 16 settembre, buongiorno, invece andavo avanti e qua torniamo indietro. Mercoledì 16 dicembre, sto andando a casa e tra l'altro sto vedendo la luce del sole che stamattina mi sono truccata. Cioè, non so neanche io cosa ho fatto. Praticamente mi sono dimenticata il pennello per la terra a casa e ho utilizzato il pennello per il fardo, per mettere terra, fardo illuminante, e infatti è uscito un po' natticcico. Comunque, passiamoci sopra, cioè non badiamo a queste cose. E allora, sto andando a casa, sto scendendo da casa di Lorenzo ed è tardissimo, cioè mi sono messa a parlare con mia suocera. Aspettate che state tipo andando via. Ok, mi sono messa a parlare con mia suocera e cioè il tempo è passato in un attimo e sono le 9:30, cioè dalle 7:30 che sono in piedi alle 9:30 Claudia decide di partire e mi sta rodendo anche un po' perché ho diversi giri da fare, cioè devo andare a Latina, che devo pure prendere delle cose per mia zia che mi ha chiesto se le facevo un favore, quindi devo fermarmi a prendere delle cose per lei. Cioè ovviamente devo andare a ritirare le lenzuola con i punti del latte e devo andare lì, poi devo andare al lavoro che devo andare a prendere lo stipendio. E che altro devo fare? Ah, mi devo ricordare di comprare limoni perché l'ho finiti e poi basta. Però nel frattempo, facendo questi mille giri, mi passa il tempo così e ci vuole diciamo 40 minuti che io arrivi a Latina sicuri, più altri 20 minuti che io arrivi a casa, quindi è perfetto. Ma odio sto incrocio, che la gente si parcheggia in mezzo alle scatole e non riesce a vedere le macchine che arrivano e non ho neanche bevuto l'acqua, che stupida, non c'è neanche un goccio d'acqua con me. Che poi stamattina, appena sono salita in macchina, mio suocero mi ha fatto notare che ho il faro aspettate perché io confondo la destra con la sinistra ancora purtroppo, e c'ho il faro destro che praticamente è morto, cioè non va e lo devo andare a cambiare, e meno male che me lo ha detto perché questa macchina elettronica segna tutto, segna le candelette, segna questo, segna quell'altro, sto pazzo che sta a correre e non mi segna il faro, cioè evidentemente ci sarà qualche contatto, non me lo segna, però devo andare a cambiare perché se soprattutto perché sabato e domenica, cioè io non esco quasi mai la sera, quando esco, se usciamo esco con la macchina di Lorenzo, se esco da sola è raro, ormai sta diventando cosa rara e quindi non mi fregherebbe niente, diciamo relativamente, perché appunto non è che uso tanto la macchina la sera, ecco, la uso la macchina per andare al lavoro. Solo siccome sabato e domenica devo lavorare anche la sera e necessito di illuminazione per la guida, ecco, quindi mi tocca pure andare dall'elettrato. Allora, sono le 11, sono tornata a casa e sono tornata a casa, mi sono fermata a fare merenda perché stavo morendo di fame e poi adesso vado, aspettate che sto raccogliendo, c'è una vespa morta tra le scale qui. Ok, adesso vado al lavoro che devo prendere lo stipendio e poi devo andare in posta che devo fare delle cose in posta. E poi devo andare un attimo al Conad perché devo aspettate che c'è il caminetto giù da mamma che sta mezzo e mezzo, io lo farei ripartire in modo che quando torno a casa sopra da me è caldo,
se trovassi, eccola. E, vi sto dicendo, devo andare al Conad che devo prendere il pane, che l'ho finito. E che altro devo prendere al Conad? I limoni, mamma mia. Dopo dovrò riguardare questo video per vedere che devo prendere, perché mi scorderò. Dai, caminetto, riparti, così dopo c'ho casa calda. Ah, boscaiola, cioè, state a guardare. Sto vlog, che cosa sta uscendo? Ah, che tra l'altro prima, mentre stavo venendo a casa, la macchina, aspettate che appoggio qua, ciao, la macchina mi ha ridato il problema che si è accesa la ventola, porca miseria. Ho fatto veramente un sorpasso, mi sono accorta che sta cosa succede quando tiro le marce. Ho fatto un sorpasso e mi si è accesa la ventola, che lo so, non sono inquadrata in faccia, mi si è accesa la ventola e il tizio dietro di me mi ha pure lampeggiato perché la macchina stava cacciando fumo dalla marmitta. Cioè, io voglio morire, guarda. Se mi dicono che devo far sistemare la macchina, abbutto. Dai, parti, parti. Guardate che carino. Il fuocherello. Ok, adesso vado. Le chiavi di casa l'ho prese. Sì. Ho messo questo gloss della Max Factor. Che puzza, ve lo dico. C'è un sapore plasticoso. Tipo quelli che si trovavano nel Cioè. Vado. Roba da pazzi, cioè sono andata in posta e devo fare un versamento e ho preso il numero E58. Insomma, ho aspettato un quarto d'ora nel frattempo che compilassi il modulo e tutto quanto. Chiamano dopo un quarto d'ora il numero E e praticamente esce il numero E36. Cioè, quante mila persone, mille persone avevo davanti. Voglio dire, se io avevo E58 e hanno chiamato le 36, che è praticamente le è un numero che chiamano ogni 20, credo, operazioni standard che fanno. Cioè, quanto dovevo stare lì? Praticamente mezza giornata. Ho preso, me ne sono andata disperata. Ho detto vado a fare spesa e piuttosto preferisco rimetterci benzina piuttosto che aspettare lì, quindi preferisco tornare al borgo dove abito e fare lì il versamento piuttosto che qua. Cioè, siamo pazzi, cioè, 3 ore in posta, andate a cagare, cioè, non ho capito. Troverò un parcheggio, sì, che culo. Oddio, ho parcheggiato un po' male, però chi se ne frega. Si è visto come ho parcheggiato perché si è girato il telefono. Comunque devo prendere giusto 2 cose al Conad e vado. Sono arrivata a casa dopo i miei mille giri, perché vi avevo detto che sarei andata alla posta del borgo, quindi qua vicino a casa mia, e invece c'era parecchia gente anche lì, perché mi ero dimenticata che oggi è 16 e bisogna pagare l'IMU. E mi sono proprio scordata, infatti per quello c'era tutta sta gente. Poi in posto ho visto una signora con l'S24, ho detto ok, adesso sì. Anzi, mi hanno anche ricordato che devo fare il pagamento, quindi. E adesso sto preparando il pranzo, come vedete. Oggi il menù prevede riso basmati al sugo con fatto mix di verdure, perché qua sono sempre tante verdure. Poi mi avanzano e alla fine vado a fare i mix. Ho messo un po' di broccolo romanesco, zucchine e broccoletti. E quindi questo sarà il mio pranzo. Poi c'è del pane che è vecchissimo. Il culetto del pane. Vecchissimo che devo buttare. E niente, adesso continuo a preparare il pranzo.
Anche perché ho messo tutta la confezione della passata qui, quindi, cioè, non è che ci ho messa, praticamente mi ci si è rovesciata dentro. E quindi ho detto, vabbè, sai che ce lo faccio cuocere tutto e poi mi tengo da parte quello che mi serve per il riso e l'altro ce l'ho pronto in frigo, insomma, quando mi serve. Che perché domani non lavoro, perché siamo chiusi al negozio, dobbiamo fare dei lavori, quindi domani non lavoro. Venerdì è incerto, non si sa se lavoro. E quindi domani potrei vloggare anche domani, vediamo un attimo. Comunque adesso finiamo di cuocere e ci vediamo dopo pranzo, così pranziamo insieme. Allora, nel frattempo si sono fatte tipo le 3:30, cioè guardate, perché ero appoggiata così al computer e ogni volta mi si fa, cioè i segni, mi si fanno i segni. Adesso, siccome fra un po' devo andare via e devo portare la macchina a far controllare, perché parlando con mia madre ho detto no, cioè prima che faccio qualche disastro, tipo la Smart, devo assolutamente portarla a fare controllare, quindi siccome mia mamma deve fare dei giri, ho detto, guarda, ti accompagno io, poi arriviamo un attimo dal meccanico, facciamo, insomma, facciamo controllare, gli chiedo un attimo, gli dico i sintomi della macchina e, insomma, vediamo un po' che cosa dobbiamo fare. E poi devo andare a prendere degli stampi per i panettoni, perché voglio farvi la videoricetta del panettone salato e poi devo fare un'altra prova per un panettone vegano. E quindi devo uscire. E siccome adesso mi sto allenando la sera, prima mi allenavo tipo verso le 4, 4 e mezza e dopo facevo la merenda. Solo che non lo so, a questo periodo, a parte mi sta passando la voglia di allenarmi perché tra il freddo, l'inverno proprio la sedentarietà prevale su di me, quindi mi alleno verso le 6, 6 e mezza così. Quindi adesso ho tutto il tempo a disposizione. Prima di andare via, però, volevo dare una spazzata a terra e pulirmi il bagno, perché col fatto che ieri sono andata da Lorenzo, ieri tra l'altro non sono neanche andata a correre, perché vi ho detto non mi va. E poi mi sono accorta che ultimamente, facendo tanto sport, sto accumulando comunque un po' di stress, no? Stress dello sportivo e quindi ho detto no, rallentiamo un pochino, vado a correre 2 volte a settimana e mi prefisso il giovedì di corsa obbligatorio e il sabato opzionale. Il martedì, essendo anche comunque il giorno che io vado da Lorenzo, me lo tengo proprio libero, anche perché ho un sacco di cose da fare il martedì, è un po' un casino e quindi così. E poi gli altri giorni mi faccio gli allenamenti. Adesso, ah vedi, mi sono dimenticata di prendere la carta igienica, porca miseria, cioè sto andando avanti coi fazzoletti. Che testa. Adesso vi do una spazzata qui al bagno. Donne di casa, si nasce, non si diventa. Bugia. Io fino ai 16 anni, no, fino ai 17 anni non ho fatto mai un cavolo per casa, cioè lo facevo proprio perché mia madre mi obbligava, non lo facevo perché dicevo, Claudia, devi pulire, devi sistemare la tua stanza. No, cioè, perché ero obbligata oppure perché arrivavo coi panni fino sopra al cervello. Quindi, obblighi. E invece adesso che comunque abito da sola, cioè, mi tocca. Anche perché non ho donne delle pulizie, non ho risorse economiche per poter prendere donne delle pulizie, quindi. E siccome sto facendo tipo le prove generali, visto che andrò a convivere, e facciamo le prove generali, no? Donna di casa, cioè adesso per vloggare sto spazzando in una maniera veramente aberrante, quindi io direi di spegnere la videocamera e ci vediamo dopo. Stavo vedendo questo fondo della Deborah, che è un fondo. No, sta macchina, ve lo giuro, voglio morire. Mo' avaria airbag, cioè oggi è proprio la giornata della macchina, certo. Stavo vedendo questo fondo della Deborah, che è quello lì naturale, con le vitamine. Cioè, da stamattina che l'ho messo già non ce l'ho più praticamente. Adesso non ha suonato niente.
nella speranza. Mi devo pure fermare un po' a prelevare i soldi, perché come una cretina, cioè oggi ho depositato tutto. Io mi dimentico sempre, cioè io deposito tutto, poi puntualmente devo fermare al banco. Vabbè, aspettiamo mamma che arriva e ci dirigiamo. Prima dal dottore e poi dal meccanico, nel frattempo mi si è rotta moglie. Allora, sono tornata a casa e vedete fuori, i miei hanno deciso di montare una stella sul balcone, sì, vabbè. E sono tornata a casa, già ho preparato tutto per allenarmi. Sono stata a prendere gli stampi dei panettoni, ho visto i cioccolatini della Lindt, mi era venuta voglia, ne ho presi dei 4, 3, 4. Me li sono mangiati, ma cioè non ho mai assaggiato cioccolatini che facessero così schifo, ve lo giuro. Cioè sono meglio i cioccolatini dell'Eurospin piuttosto che quelli della Lindt, ve lo assicuro. Sono stata dal meccanico e praticamente mi ha detto, come sospettava mio fratello, che avevo il FAP, ovvero il filtro antiparticolato, intasato. E me l'ha stappato un pochino, mi ha detto questo succede quando non tiri le marce. Io infatti non sono una persona che tira le marce assolutamente. Mi metto quindi due volte a settimana, di seconda ti metti, mandi il motore a 2000, a 4000 giri su asfalto asciutto e macchina calda. Metto così, eviti che ti si intasa. E quindi fortunatamente niente di che, ecco. E niente, e poi mi sono andata a prendere una maschera per i capelli che è meravigliosa e di cui voglio parlarvene, casomai dopo ve la faccio vedere. E che è una maschera colorante, tipo la CC Cream della Colistar. Solo questa è una marca professionale e io la utilizzo veramente da tantissimo tempo. Infatti dopo vi voglio proprio far vedere, è bellissima. E adesso niente, mi vado a cambiare e mi alleno, anche perché sono le 6 e quindi mi ci vorrà una mezz'oretta, quindi vado. Sono morta. Yeah, missione doccia compiuta. Ho fatto già la maschera. Guardate che belli. Sono color cioccolato finalmente, a parte le punte che vabbè sono rimaste un po' più chiare perché l'avevo un po' schiarite, vi ricordate? Però sono morbidissimi. Il colore è bellissimo. Io amo quelle maschere. Che poi hanno fatto colori nuovi, fichissimi. Cioè veramente belli, belli. Hanno fatto tipo rosso, rosso fuoco, fucsia, belli. Comunque, adesso sono le 8:30, io mi inizio a preparare la cena e sinceramente non so cosa preparare, cioè dopo la doccia vorrei solo buttarmi nel letto e dormire fino all'indomani mattina, però no, devo cenare e mi faccio un hamburgino di soia, quasi quasi. Allora aspetta, no, burger di soia li abbiamo finiti. Possiamo mangiare, allora innanzitutto ci mangiamo la rucola, lo spinacino, così lo finiamo. Ci mangiamo qualche pomodoro. Ok, se ce la faccio. Ok, pomodoro. E ah, ma i pomodori ce l'ho anche qua, già lavati. Quindi rucola, spinacino, pomodoro. E io direi proprio di cucinarmi un bel burger di seitan. No, questo è solo seitan, non è il burger. Ok, io direi di cenare con questa robina qui. Lo suono micidiale, ma sto preparando il panettone vegano. Ta-da! No, non è vegano, questo perché ci ho messo il miele. Però questo dietro il miele è vegano, quindi avevo già provato a farlo ma non mi era piaciuta la lievitazione, adesso sto facendo la lievitazione a modo mio. Questa è la ricetta di Marco Bianchi e vedremo domani cosa uscirà fuori. Sono in coma sul divano, ora dovrò rotolarmi in camera da letto. Sto vedendo Senza Identità, che finalmente oggi non c'è la Champions, quindi lo trasmettono di mercoledì, e mi devo rimettere la crema alle mani perché ho impastato il panettone vegan e ho voluto fare anche la pasta brioche vegan. Ero in vena di sperimentazione stasera e sono qui che giacciono accanto a me sotto le coperte in fase di lievitazione.
Fidati, fra un po'. Tra un po' mi vado a stendere sul letto. Cioè, là c'è ancora lo spazzolone. Da sabato non l'ho più tolto. Che donnaccia. Tanto domani mi riserve che devo dare una lavata per terra. 3, 2, 1. K.O. Prima di mettermi a letto vi do la buonanotte. Oddio. Adesso mi metto sotto le coperte e vado a dormire. Buonanotte!